perché in America è, diciamo che non solo i campi magnetici, ma anche le soglie del rischio, dei fumi, viene parametrato, diciamo, con dei livelli più alti. Quindi cosa succede? Che noi non siamo a livello dell'America, però utilizziamo gli stessi parametri. Quindi per noi un 5% qua da noi è veramente alto. Allora, utilizzando quei parametri, noi siamo sempre al di Siamo sotto. sempre a posto. Per forza, noi Siamo siamo sempre a sempre in posto. regola. E poi, appunto, Bello. siamo sempre in regola. Sì. Questo proprio. Ma hai notato, Maienzo, che se da un punto di saldatura l'orologio girava da solo, la Certo. catenina tremava, Certo. Le schede che si le smagnetizzavano, schede del ti svegli. telefono, ma tutto quanto si smagnetizzava. E lì è nocivo, per la salute. È vero, è vero. Pensa che ci abbiamo fatto tutti 20 Tu pensa che anni, 25. hanno proprio constatato che i campi magnetici intanto provocano dei danni molto alti da un punto di vista anche della virilità, nel senso che tu puoi diventare impotente, poi magari uno non se ne rende conto. A 50 anni fa un esame e scopre di essere sterile. Dice, cazzo, ma come mai? Ho fatto dei figli. Fatto dei figli, dicevi che 50 anni È è vero l'apogeo che della. ci Sì, sono vabbè, ci sono dei tanti casi. fattori, no? Non Sì. soltanto per l'età, diciamo, comunque ti porta a non avere più, diciamo, quell'attività dal punto di vista, Frequente. diciamo, no, quell'attività rispetto, diciamo, agli spermatozoi, diciamo, per Sì. usare, Sì, sono no, quelli. che in qualche modo sono più energici, più attivi, più magari a 50 anni è ovvio l'età, però questa roba qui c'è stato Influisce. riscontrato che comunque da quel punto di vista ti crea dei danni. Tumore, noi abbiamo avuto nelle nostre officine 5 casi di tumore alla gola, Tutti quanti alla tutti gola. quanti alle Sì, fucine. tutte le fucine. Però guarda, caso strano. Che pensa? È magari una coincidenza, Però. però. Coincidenza, Enzo, uno, due. No, Tre, 5. cinque, tutti quanti allo stesso. Questo potrebbe essere anche Ma noi non sappiamo cosa andiamo incontro 100. fra un paio d'anni. E poi un'altra cosa. Alle conseguenze di tutto. Vi ricordate la selleria? Noi Sì. l'abbiamo fatta chiudere la selleria, abbiamo chiamato gli ispettori, l'ASD, perché lì C'era amianto. c'era l'amianto, c'era l'etere che si sbriciolava. Sapete, noi i danni che produce l'amianto. Non Ma c'era anche la nell'immediato, mensa lì. Duemila morti ad magari ASD. fra 20 anni, hai il vecchio tumore, quello lì, quello d'amianto, che adesso non mi ricordo come si chiama, Mesotelioma, 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 una roba del genere. A chi devi dire grazie? Cioè, lì siamo stati esposti, io non lavoravo lì, però abbiamo lavorato. però c'è da dire una cosa, Enzo, che ti ricordi quando siamo stati a casa 8 giorni in para di continuo, che abbiamo chiamato te e hai fatto affermare che c'era la polverina che cadeva sopra il capo nostro che rifacevano il tetto. Sì. Cosa assurda è che in verniciatura, 3, 4, 5, adesso non mi ricordo, 5, 6 mesi prima, e lì c'è un RLS della FIOM che ha visto le stesse cose, perché hanno rifatto prima in verniciatura e poi in lastratura, non ha detto niente a nessuno. Esatto. Noi un giorno siamo arrivati con Teresa, abbiamo visto sopra il nostro caposquadra che la Fiat ha messo dei tendoni perché cadeva della polverina. Di punto in bianco c'è stata un'assemblea a destra e Pensa. sinistra e hanno fatto, ti ricordi, la chiusura collettiva di 6-7 par a maggio. Ma quando mai la Fiat ha chiuso 6-7 giorni? Ti ricordi quando c'era stato? Sì, ma adesso Perché avevamo chiamato lui perché c'erano i tendoni sopra il capo che cadeva sta roba, il capo. Però io dico, ma anche i capi, quella gente lì, ma non lo sanno che fa male anche a loro. Ma sono fuori. rischiano. No, ma Queste non considera sono balle, queste non sono balle. che sulla base della denuncia che ho fatto io come Mi ricordo RLS, all'ASL. sono venuti gli ispettori Picchia. e hanno detto che c'era una ditta che stava incapsulando tutta quest'area e quindi non c'era pericolo per gli operai. Il problema è che sarà vero, anche perché a Caso. me questo qui del Macchi, che è responsabile della sicurezza Fiat,
ha detto, ah, ma Carindo, andiamo insieme sui tetti. Ho detto, no, io sui tetti non è bene. Ci va da lei. Fuori sei. Sui tetti ci va lei. Che cazzo, siamo alla sicurezza, vado sui tetti. No, ma ci va da lei che guadagna 25.000 euro al mese. Ma che glielo faccio vedere. Ho detto, no, guarda, io non ci tengo a venire lì, che basta, diciamo, una folata di vento. Te la respiri? Te la respiri? Ma difatti l'amianto vanno chiamate delle ditte, prima di tutto non ci deve essere nessuno, poi vanno chiamate delle ditte che incapsulano, che non la sbriciolano, la incapsulano e la portano via. Sai che ci sono pochissime ditte veramente abituate a fare questo. Infatti, intanto non so che ho parlato con il lavoratore di un'altra parte. Sì, sì. Quando abbiamo chiamato questo giorno lì, che c'era un... nella scrivania sotto il caposquadra c'era un tendone, cadeva sta roba qui, il tetto aperto, e cadeva sta roba, e anche lui guardava, abbiamo chiamato lui, mica subito. Ma guarda, la foto. Altro che forfora, era quello. E queste non sono paghe. Queste sono cose, vere, vero? Noi non siamo esperti, che ne sappiamo. Magari fra 20 anni ci esce qualcosa. Ti becchi, ti riscontrano che pensa che l'hanno per l'esposizione all'amianto. L'hanno fatto in verniciatura e nessuno guarda sapeva niente. Guarda che basta una piccola particella, una minuscola particella, se viene in allarme e sei fregato. Perché poi io ho posto la questione. Ma scusa, quando piove che comunque sai che qui è una... Piove dentro, quando piove tanto. Sì, sai che piove dentro, sembra dentro, proprio sì, tutto... una groviera. Mica nella natura ci sono i laghi. Ecco lì, chi ci dice a noi che hanno portato giù tutta quanta la... magari anche, diciamo...